Voglio aggiungere un'altra cosa. Solitamente mi passi la battuta, quando due sassofonisti si incontrano, la prima domanda, o se non la prima, la seconda è: ma che bocchino usi? Perché tra noi c'è tutta una rincorsa ai materiali, alla ricerca di quel qualcosa che da un lato comunque ci mantiene sempre in corsa, non potremo mai trovare quel qualcosa che non abbiamo o pensiamo di non avere. Quindi la domanda io in sé non te la pongo così. Se vuoi comunque parlare a chi ci ascolta, ai principianti, ai professionisti, su ciò che puoi usare tu per la tua ricerca sonora o per una parte della tua ricerca, della tua vita, del tuo repertorio. Volevo farti una domanda un po' più generale, cioè secondo te un buon sassofono o un eccelso sassofono a livello di tutto, quindi imboccatura, legature, anse, materiali, conicità, eccetera, com'è? Ti sei fatto delle idee specifiche provando in questi anni varie marche, suppongo, varie tipologie? Cosa pensi, insomma, di quella che è la parte della costruzione, della resa prettamente sonora, diciamo, grezza dello strumento in sé, di tutti i suoi accessori? Ma ogni componente è collegata a quell'altra. È chiaro che un buon setup, un buon bocchino, una buona ancia abbinata, insomma, a uno strumento che funzioni. Adesso non sto a fare pubblicità a varie marche, però comunque ti mette già sulla strada, no? Per arrivare poi all'obiettivo, che è quello di potersi esprimere, no? Con libertà. Io non sono mai stato un feticista di queste cose, sinceramente. Ogni tanto mi chiedono, io provo con piacere anche nuovi strumenti, nuove possibilità con ance e bocchini, insomma, ognuna ha le sue caratteristiche, però io penso che alla fine di tutto quello che sia importante è quello che uno ha dentro, il presentire, no? L'immaginare, l'immaginazione, un po' come diceva Giacomo Leopardi, diceva che l'immaginazione è la prima fonte di felicità, cioè se immagini qualcosa poi riesci ad arrivarci. E anche senza saperlo tecnicamente o strumentalmente. Quindi, in ogni caso, l'avere consolidato in testa un qualcosa, un suono che ti deriva appunto dal tuo vissuto, ma anche, no, dalle esperienze che hai fatto, alla fine è vincente. È chiaro che in certi ambiti stilistici alcuni bocchini, insomma, o un certo tipologia di ance ti può aiutare, non so, un bocchino leggermente più aperto per degli ambiti più etnici o jazz o un pochino leggermente più cameristico, più chiuso, magari di Evanite per il repertorio cameristico, aiuta di più forse se vogliamo la condivisione. Però io, ecco, non punterei molto perché non esiste, cioè su questo aspetto qua, perché non esiste poi il bocchino perfetto, l'ancia perfetta. Londex, il mio insegnante, diceva che il nuovo bocchino è come una nuova ragazza, diceva che la prima settimana va bene, poi la seconda era meglio quell'altra. È vero. È una continua ricerca in effetti, Mario, sì. Sì, vabbè, la ricerca non si deve mai esaurire, perché comunque noi siamo, no, comunque soggetti a cambiamenti, come dicevo, e la ricerca e la curiosità di sperimentare ci deve essere, però senza essere autolesionisti. Insomma, a volte io vedo più gente che passa più tempo nella ricerca di un bocchino piuttosto che a studiare, e No, forse non sei è il l'unico, caso Mario, è vero. contrario.